Innanzitutto io sono qui perché ho preso un impegno il 20 gennaio. Il 20 gennaio di quest'anno la dirigente scolastica con un'ampia delegazione degli studenti mi sono venuti a trovare a Palazzo Chigi. Io li ho ricevuti, mi hanno rappresentato il fatto che non avevano le aule per fare lezione. Era una comunità scolastica particolarmente sofferente per le conseguenze negative del sisma del 2016. Io ho preso l'impegno, non la promessa, ho detto loro io non prometto, però vi assicuro che c'è il mio impegno personale per garantirvi il rientro, la ripresa della pienezza delle attività scolastiche a Pasqua, la scorsa Pasqua. E quindi è nato un percorso, devo ringraziare tutte le amministrazioni locali, il Presidente della Provincia, devo ringraziare Borrelli, poi si è aggiunto anche il Commissario Legnini, abbiamo tutti lavorato per accelerare. Scusate, lei fa parte del mio cerimonio. Per assicurare la ripresa, il completamento delle opere, per assicurare il completamento delle opere entro Pasqua. Purtroppo è venuto poi il lockdown, la pandemia, ed è la ragione per cui oggi io sono qui. Non solo perché abbiamo completato per la ripresa delle attività scolastiche, abbiamo completato questi edifici, ma anche perché è una comunità scolastica doppiamente sofferente, per il sisma e per il Covid. E qui c'è la dirigente scolastica, e lo dicevo anche prima a loro. Quindi ho voluto dedicare la mia prima uscita, dopo il monitoraggio fatto ieri sera con i ministri competenti per valutare l'avvio della ripresa scolastica dell'inizio dell'anno scolastico in tutta Italia, la mia prima uscita qui non è solo un fatto simbolico, è un fatto sostanziale, di sostanza. C'è tutta la solidarietà, la vicinanza da parte del governo, da parte dell'internazione verso questa comunità che abbiamo assunto a simbolo della particolare sofferenza che si può creare all'interno appunto della scuola. La scuola è un momento di aggregazione e di rilancio, e qui noi ripartiamo da qui per rilanciare anche la ricostruzione del post terremoto. Presidente, ecco, diciamo, il Covid all'estero impazza, oggi Israele fa un lockdown, in Italia ci sono problemi. Come garantirà quella promessa sì che ha fatto a questi ragazzi appunto per il futuro e per la scuola? Come garantirla? Allora, la garanzia è nel fatto dell'impegno, abbiamo lavorato per assicurare che questo anno scolastico potrà svolgersi con didattica in presenza. Siamo consapevoli delle criticità, abbiamo lavorato però tanto e continueremo a lavorare per superarle man mano che si presenteranno. Quindi abbiamo predisposto una serie di regole, di precauzioni, impegni finanziari, impegni anche di dedizione personale e professionale di tantissimi, tutti coloro che partecipano a questo sforzo collettivo. E apprezzo tanto le parole del Presidente Mattarella ieri, quando ha detto che la scuola non deve essere un luogo di polemiche, ma deve richiedere il sostegno di tutti, perché è la sfida, un'ennesima sfida che il nostro Paese sta affrontando. Io sono convinto, sono fiducioso che anche a questa sfida riusciremo a rispondere in modo assolutamente positivo, riusciremo a vincere tutti insieme. La ricostruzione post-sisma, lei pensa che nell'arco di un quinquennio si possa davvero dare una svolta concreta, rivedere gran parte dei borghi distrutti? Ecco, l'arco temporale che lei anticipa, il quinquennio, è già più credibile, perché dobbiamo dire a tutti che la ricostruzione non può avvenire nell'arco di pochissimi anni. Occorrerà quindi un arco temporale minimo, un quinquennio è credibile. Quello che anche qui garantiamo è il massimo impegno, la costanza della nostra attenzione. Oggi sono qui, ovviamente adesso ne approfitto anche per rivisitare Norcia, dove sono già stato. Abbiamo predisposto una serie di impegni. Il 3 settembre ho incontrato a Palazzo Chigi tutti i sindaci col commissario Legnini, abbiamo incontrato tutti i sindaci dell'area terremotata, del cratere, abbiamo raccolto, è stato un ulteriore confronto, sono confronti che a noi servono. Il contatto costante con i bisogni del territorio, dobbiamo essere aggiornati sull'avanzamento dei lavori, sulle difficoltà e le criticità che si manifestano e si manifesteranno. Oggi però c'è anche una bella notizia che porto a Norcia. Adesso l'anticipo a voi, l'ho appena anticipata anche al sindaco e al commissario Legnini. Nei prossimi giorni inizierà un sopralluogo di ENI
e quindi avremo la disponibilità di Eni a lavorare a un progetto per accelerare la ricostruzione della cattedrale, che è un simbolo importante per la Chiesa Cattolica, la Basilica di San Benedetto. E quindi il sindaco era particolarmente contento. Lavoriamo per ricostruire la basilica perché anche quello sarà un momento simbolico per aggregare ancora di più questa comunità locale così sofferente. Dobbiamo offrire le condizioni a loro per rimanere, una prospettiva concreta. Non può essere solo una prospettiva astratta di speranza, ma una prospettiva di operosità concreta. E quindi ecco qui la scuola, ecco qui la cattedrale, la basilica e via discorrendo. Ecco Presidente, però sul dibattito politico invece si parla molto di elezioni del 20 e 21, di possibili rimpasti, di problemi per il governo, come risponde? Rispondo col fatto che siamo concentrati sul lavoro, l'ho già detto, grazie. Grazie, grazie a tutti. Grazie.